Il 2010 se ne va e lascia in Versilia una densa scia di eventi, fatti e personaggi che hanno lasciato il segno. Un anno che si è aperto con l'allerta maltempo e l'esondazione del lago di Massaciuccoli, con un capodanno di lavoro straordinario per volontari, forze dell'ordine, esercito e istituzioni, e apprensione e danni per molti cittadini. Con il lago, che rimane una grande questione per via dell'inquinamento, il grande malato da curare al più presto, con il 2011 che sarà probabilmente, o dovrà essere, l'anno cruciale. Ma il 2010 è stato anche caratterizzato da fatti di cronaca che sono usciti dai confini del nostro territorio. Il caso Daniele Franceschi, il giovane morto in carcere in Francia, a Grasse, in circostanze misteriose, che ha visto interessarsi alla dolorosa vicenda della restituzione del corpo, anche Sarkozy e la Premier Dame Carla Bruni. Un mistero che ancora cerca risposte, come si ricercano Velia Claudia Carmazzi e Maddalena Semeraro, due donne sparite nel nulla a Torre del Lago, circondate da misteri e dubbi, sospetti ed operazioni immobiliari poco chiare. Un giallo che sta continuando a tenere banco a tutti i livelli e che potrebbe avere svolte proprio all'inizio del prossimo anno. Altra pagina dolorosa è scritta nel sangue, quello del massacro della Gifas a Massarosa, un drammatico episodio di follia che ha sconvolto una tranquilla mattina di lavoro a Piano del Quercione e stravolto per sempre la vita di due famiglie. Ma c'è stato anche il sollievo di vedere, a pochi giorni dal Natale, dei nomi nel registro degli indagati per la strage di Viareggio, 38 persone e 8 aziende, ma soprattutto l'inclusione della D di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, da sempre avversato da familiari delle vittime e comitati sorti dopo il 29 giugno 2009. L'anno che si apre sarà quello del processo. Sul versante politico, il 2010 ha visto trionfare Domenico Lombardi a Pietrasanta dopo una serie di clamorosi autogol del centrodestra. Dopo un decennio il centrosinistra torna così ad amministrare la piccola Atene e segna il 5-2 amministrativo a livello versiliese. Abbiamo poi la nascita di grandi realtà culturali e sociali come la Fondazione Terre Medice di Seravezza e la Fondazione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Infine, l'addio a un grande viareggino e a un mito della cultura popolare italiana, il regista Mario Monicelli, che ha deciso di lasciarci nello stile che lo ha sempre contraddistinto, coerente e tra il dolce e l'amaro, proprio come questo anno, che lascia in eredità al nuovo tante questioni e problemi da affrontare.